Buonasera. Permetto di fare gli onori di casa per questo bel incontro che ci attende, durante il quale cercheremo di parlare, discutere dello spettacolo che ieri sera è andato in scena al Teatro Gobetti con Mattia Smantelli, Dante fra le fiamme e le stelle, e la regia di Emiliano Bronzio. Con noi c'è anche il professore Claudio Marazzini, al quale si deve una collaborazione preziosa per questo spettacolo, presidente dell'Accademia della Crusca e professore emerito. Abbiamo avuto ieri il piacere di assistere a uno spettacolo particolarmente denso sul piano innanzitutto del gioco dell'attore, dalla gestualità al lavoro sulla voce e alla narrazione, intorno a una vicenda che è la vicenda più nota della storia d'Italia, ma che a sentirla raccontare da questo attore sembra talvolta la meno nota, perché infinite sono le cose che si possono ancora scoprire, magari perché le si conosceva tutte, e soprattutto la particolare lente attraverso la quale si guarda Dante, e cioè una lente essenzialmente umana. Quindi l'alto voleggiare del poeta è in questo spettacolo calato in una dimensione terrestre, dove avviene il processo poetico all'interno di una vita che è una vita vissuta. E particolarmente vissuta è la recitazione di Mattia Smantelli, al quale io non posso che fare tutti i miei complimenti per ciò che ieri ha saputo dimostrare sulla scena, cioè di essere un grande attore che in virtù delle sue capacità fisiche eleva un poeta alla dimensione giullaresca. Per far ciò vi è dietro una tradizione di nobile lignaggio, sicuramente, che si avverte in lui e che ci consente ancora di più di godere in maniera viva delle parole di Dante e di una vita di Dante. Allora, a partire da questi brevissimi spunti e con la speranza di aprire qui un dialogo anche piuttosto, diciamo, aperto, informale e con la possibilità da parte del pubblico di porre domande, di intervenire, vorrei intanto rivolgere una domanda a Mattia Smantelli, e cioè di raccontarci, secondo il suo particolare punto di vista, come questa esperienza, questa incursione su Dante entra nel suo repertorio d'attore, considerando i lavori precedenti, quello che gli piacerebbe fare in futuro e la sua ricerca più ampia, a cavallo tra lavoro fisico, narrazione, gestualità, mestiere del giullare e quant'altro. Quindi, se ci puoi raccontare della tua esperienza su questo spettacolo su Dante, nel tuo percorso. Preserva la voce, mi dice il regista, giustamente. Dunque, grazie innanzitutto Leonardo, hai detto delle cose bellissime. Che io, perché le credo. Se le credi, sono contento. Sì, l'idea è questa, l'idea è quella di portare questa tradizione del teatro giullaresco riscoperta da Dario Fo, che è una tradizione mimica, gestuale, vocale, fisica, che mischia l'ironico con l'alto, il basso con l'elevato, e riuscire a raccontare con questo stile la storia delle personalità più importanti e, diciamo, anche da un certo punto di vista non così conosciute, e cercare di inserire questo stile giullaresco nel racconto della vita di questi autori. L'ho fatto per Raffaello, Dante, adesso stiamo per debuttare con un altro spettacolo che su un personaggio completamente diverso, che è Fred Buscaglione, ma anche lì lo stile è lo stesso, e anche Buscaglione a suo modo è un rivoluzionario, quindi anche lì l'idea è quella di utilizzare questo teatro che, secondo me, mi permetto di dire, poi mi dirai se sei d'accordo Leonardo e anche tu Emiliano, che diciamo è una tradizione che riprende Dario Fo i giullari, che è stata assegnata un po' al teatro di narrazione, che pur essendo straordinario il teatro di narrazione, Celestini, Paolini sono attori immensi e tanti altri,
però non usano proprio uno stile giullaresco, il loro stile narrativo è sostanzialmente appunto una narrazione immobile dal punto di vista fisico, gestuale, mimico, e quindi io credo che non siano loro, non siano i soli a portare avanti questo tipo di eredità. È un'eredità molto più vasta che andrebbe ancora più riscoperta. Detto questo, passo la parola a voi. Sì, nella postfazione al libro, all'omonimo libro di Mattia Smartelli, il professor Claudio Marazzini, nella postfazione, commenta, fornisce alcune chiavi rispetto alla sua particolare lettura del testo e alla sua consulenza. Fra le varie chiavi di interpretazione vi è questa: la parola scritta resta nella pagina, poi lo spettacolo lo fa l'attore sulla scena. Ed è vero, guardando, confrontando i due elementi, il testo scritto e lo spettacolo, vi è un rapporto di continuità fra le due, ma vi è anche uno scarto e una maggior ricchezza da una parte e dall'altra. Allora, come lei considera questa possibilità di narrazione teatrale oggi, attraverso questo particolare linguaggio, e come ha in qualche modo ritenuto di poter seguire questo lavoro? Grazie, sì. Naturalmente dipende dal tipo di teatro, dal tipo di spettacolo, perché nel caso dello spettacolo di Mattia Smartelli è la tradizione che si fa da Rofò, quindi pochi attori in scena, uno solo, perché c'è solo lui, no? una fatica fisica anche, perché è un esercizio fisico lo spettacolo, corre, salta, si arrampica, eccetera, eccetera. Anche gli strumenti di scena, ecco, facciamo una premessa intanto. Io scrissi la postazione senza vedere lo spettacolo. Prima di vedere lo spettacolo, cioè prima che fosse messo in scena. Lo scopo era anche quello che generosamente è stato chiamato una consulenza scientifica, nel senso che c'era stata una consulenza storica di Alessandro, del mio collega amico Alessandro Barbero, e poi c'è stata la mia consulenza, che per la verità è stata una cosa modestissima, perché credo di aver dato due o tre piccoli meschini suggerimenti. Erano tre pagine. Poca roba. Però leggendo quel testo mi chiedevo: ma come sarà in scena? E francamente, quando lo vidi, c'era un bello scarto, cioè c'erano tante invenzioni, forme di cattura dell'attenzione del pubblico anche, che non avrei potuto immaginare, nel senso che non era un testo teatrale con le didascalie precise, quelle in cui si dice l'attore fa tre passi in avanti, si inchina, saluta, fa questo, si gira, eccetera, no? C'è tutta una parte di invenzione, e forse se è la tradizione quella di Dario Fo, magari da uno spettacolo all'altro, da una ripresa dello spettacolo, magari cambiano anche delle cose. Ecco, immagino che sia così. Quindi c'è una invenzione del testo e poi un'invenzione nella realizzazione scenica che è anche mutevole, che cambia continuamente. Quindi, tra l'altro, andate a vederlo più di una volta, vale la pena, no? Non crediate, perché l'avete visto una volta, deve aver imparato tutto. E allora in quel tipo di spettacolo, certo, l'attore è determinante. E poi c'è l'attore, che allo stesso tempo è l'autore del testo, quindi attore e autore. Tanto è vero che c'è anche un regista, e poco fa, no, discutendo tra noi, io dicevo: ma che fa un regista in questi casi? Nel senso che, tra l'altro, se l'attore si conserva il margine di invenzione, magari anche l'improvvisazione, a seconda del contesto, e il regista agitatissimo dietro le quinte dirà: cosa stai per fare? Cosa farà? È divertente. Quindi, semmai è il caso di rilanciare queste domande a voi, per sapere come si gestisce questa situazione in cui non c'è la disciplina che noi possiamo immaginare di un regista che domina, che si impone agli attori, ma probabilmente c'è un dialogo, una dialettica, no, di cui sarà interessante parlare. Certo, il testo è molto vivo, e infatti io qui scrivevo nella postfazione, anche prima di vedere lo spettacolo, che è un merito importante
quello di chi mette in scena, realizza, inventa un'opera del genere, perché è un modo per trasmettere ai giovani e alle future generazioni un'idea di Dante non ingessato, un'idea di Dante fresco, nuovo. Lì, se vogliamo, poi lascio la parola a voi, ma ancora, magari questo lo accenno. Per me si diceva la vita di Dante misteriosa, eccetera, no? Beh, non è più adesso così misteriosa, nel senso che l'anno dantesco ci ha fatto passare attraverso la biografia di Alessandro Barbero, che infatti è ha dato forse lo spunto, l'idea, no? Per questa, anche per quest'opera. Semmai è interessante vedere una trafila, ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito e mi permetto di dirla. Molti di voi avranno letto, immagino, la biografia di Alessandro Barbero, la vita di Dante di Alessandro Barbero, no? E se qualcuno di voi, quanti sono che l'hanno letta? Beh, poi nemmeno tanti, tutto sommato, no? Mentre la leggevate, non so se per attitudine professionale, io vado a vedere le note che danno le fonti, no? E se avete fatto l'operazione, avete visto che c'è sempre un rinvio a una sigla, CDD, mi sembra che sia la sigla, e che è codice diplomatico dantesco. Però a un certo punto sono rimasto colpito da questo, nel senso che leggendo i documenti che Barbero portava per particolari anche meno noti della vita di Dante, immaginavo chissà che ricerche in tante biblioteche. Poi c'era sempre questo codice diplomatico dantesco, e il codice diplomatico dantesco è stato pubblicato alla vigilia, un po' prima, dell'anno dantesco, è un libro di cui nel 21 è un librone grosso così, che aggiorna un'opera fatta già due volte in precedenza, una alla fine dell'Ottocento e una nel Novecento, e non è mai stato nominato da nessuno. Ed è il lavoro di gomito, il lavoro faticoso, per mettere assieme tutti quei documenti su cui Barbero ha costruito la sua storia. Intanto ho capito, riprendendo in mano il codice diplomatico dantesco, questa enorme raccolta di documenti quasi tutti latini, che ha ragione Barbero, che una volta davanti al discorso che si fa anche per la scuola, quando si dice bisogna studiare le fonti, far vedere le fonti agli studenti, e Barbero una volta mi disse: ma nemmeno per sogno, le fonti le guardano solo gli storici, assolutamente, ecco, fanno così a mettere in mano le fonti. Ho capito perché. E questo grande codice dantesco è stato totalmente ignorato, poi per fortuna la gente ha letto la quintessenza, il racconto che Barbero ha saputo fare, però anche il libro di Barbero non basta, perché per arrivare davvero a colpire la gente bisogna anche passare attraverso altre esperienze, e una è senz'altro questa del teatro. E adesso poi si diverte anche al cinema, no? Perché tra l'altro c'è un più avanti, io però il film non l'ho visto, che di nuovo ha sfruttato la biografia di Dante, forse però rispetto a te, puntando, anche tu hai puntato su aspetti umani, però c'è ancora il poeta, forse in Pupi Avati c'è più uomo che poeta, cioè tutto sommato, quindi tra le due versioni, no? Preferisco quella che è la sua, che ha anche tanti versi di Dante, cioè tanti versi riportati, no? Quindi c'è l'uomo, ma c'è l'uomo perché è poeta, non soltanto l'uomo perché va con le donne. Si è parlato della capacità, difficoltà di dirigere uno spettacolo di questo tipo, facendo anche un'operazione di sintesi a questo punto. Tanta è articolata la sintesi che Mattias interpreta 46 personaggi, ma lo fa senza mai cambiarsi d'abito, prima informazione, quindi 46 personaggi con lo stesso abito. Cosa cambia? Con un'apparente semplicità l'uso del corpo, l'uso della voce, il movimento, il ritmo, piccolissimi elementi scenici, basta una corda che pende dalla campana per fare il papa insieme a una particolare voce. Tutto questo è estremamente poetico, è proprio la poesia dell'attore ed è semplicemente bellissimo da guardare. Allora vorrei chiedere al regista
di rivelarci qualcosa di questo lavoro dietro le quinte e come ha accompagnato il processo, che tipo anche di relazione c'è stata e come siete giunti a delineare questo concentrato di vita teatrale in un'ora e mezza, anzi un po' meno, un'ora e venti di spettacolo. Allora, citando la grande lingua dantesca, è un colpo di culo. Un colpo di culo nel senso che, perché parlo di fortuna? Perché è chiaro che le variabili che entrano in un'interazione tra un regista e un attore, soprattutto quando c'è un regista pesante come me e un attore importante come Mattias, sono infinite. Nel caso specifico è andata tutto molto liscio, nel senso che io ho amato da subito la proposta di Mattias, fin da prima di arrivare all'inizio delle prove, per una serie di casualità, e per questo parlo di fortuna. Cioè, io volevo fare uno spettacolo su Dante per l'anno dantesco, dirigo un teatro che si occupa di nuove generazioni e quindi mi sembrava importante mettere allo stesso, e l'unico interprete che mi sembrava corretto per fare questa operazione era Mattias, il quale stava già discutendo con Teatro Stabile la possibilità di fare esattamente questa operazione, per cui ci siamo ritrovati in tre, lo Stabile, noi del Teatro Ragazzi e Mattias, e abbiamo detto, cavolo, qui c'è qualcosa probabilmente. Dopodiché c'è stata l'uscita di Barbero, Barbero collabora con noi e quindi c'era la facilitazione intorno a Barbero. Poi c'è stato il professore che abbiamo contattato in corso d'opera e che devo dire è stato meraviglioso, perché in tempo zero è arrivato il testo, credo in una settimana di vacanza ad agosto al mare, ha letto il testo, ha redatto tutti i dubbi da un punto di vista linguistico e da un punto di vista letterario all'interno del testo e ci ha restituito, lui dice, poche note, erano tre pagine fitte di suggerimenti, appunti, annotazioni, tutto in una settimana, non so se era in Toscana o qualcosa del genere, nell'anno di vacanza. Per cui insomma tutta una serie di fortune e poi si è arrivato finalmente al primo giorno di prove. Posso dire una cosa, solo questa parentesi, per dire anche le indicazioni del professore importanti. Io iniziavo questo spettacolo con la campana ding dong ding dong, e poi dico ad un certo punto, altre volte sembrava che dentro la campana ci fosse un esercito, avevo scritto di rinoceronti impazziti, e il prof mi dice, ma no, perché rinoceronti? Cinghiali, siamo nel medioevo, i rinoceronti sembrano stupidaggini, ma poi alla fine sono tutte piccole cose che dentro lo spettacolo creano un'atmosfera giusta, quindi anche queste erano, volevo dire questa cosa di rinoceronti. Sì, magari nel medioevo sono inventato anche il rinoceronte, però uno, quello che mancava era tutta questa parte della rete, ma c'erano invece gli accimilari come se ne avevano l'esperienza, come ce l'abbiamo anche noi oggi, ragazzi, con ritorno dal sabbatico. Ok, arriviamo al primo giorno di prova, così svelo qualche segreto intorno a ciò che significa dirigere un animale di palcoscenico come Mattias. Io, se non ricordo male, credo che il montaggio, l'abbozzo dello spettacolo sia stato fatto in sei giorni abbiamo montato lo spettacolo. Calcolate che normalmente si lavora una prima passata, si fa in 2-3 settimane a seconda del numero degli interpreti. Questo significava che probabilmente c'era una sinergia, un punto di incontro tra la mia visione poetica e il lavoro, poi la poesia di Mattias sulla scena. E credo che un po' il punto di caduta sia anche la ragione per cui ci sia così tanto poeta all'interno del testo, come diceva giustamente il professore prima. Cioè che la sfida che mi ha incuriosito e per cui ho amato subito il lavoro di Mattias era cercare di riuscire a restituire quella parola che io ho studiato con tanta fatica quando ero al liceo, che poi ho dovuto riaffrontare nel momento in cui ero all'università, che poi ho riscoperto andando avanti diventando più maturo, con una parola meravigliosa, e trovare una chiave per rendere accessibile quella parola così complessa, perché di fatto è complessa, e che spesso ci viene presentata in una forma molto aulica, ma di difficile accesso, riuscire a restituirla in una chiave immediata. E l'immediatezza era la capacità giullaresca, giustamente Mattias, che ha Martello, che ha Mattias, cioè
Cioè, quel gioco fisico di caratterizzazione immediata, di gioco diretto con lo spettatore che viene immediatamente coinvolto dentro un linguaggio comprensibile, che è la sua capacità fisica, vocale, in palcoscenico, era la chiave giusta per riuscire a restituire quella parola. Siamo stati a lungo a chiederci quale canto, perché c'è un canto che è quasi recitato in toto, siamo stati a lungo a chiederci quale canto mettiamo, pensavamo di metterne uno più semplice, a un certo punto diciamo, vabbè, Paolo Francesco lo conoscono tutti, invece alla fine si è deciso su Ugolino, che è un altro canto conosciuto, ma sono convinto che se vi chiedo di citare qualche verso di Ugolino, difficilmente qualcuno lo sa citare, se vi chiedo di citare qualche verso di Paolo Francesca, probabilmente qualcuno se ne ricorda, almeno la terzina centrale. Eccolo lì, la chiusura di Ugolino. Però anche perché è un momento drammatico, sono momenti drammatici entrambi, ma in l'altro in qualche maniera l'amore mediava e creava anche un pathos più leggero, perché comunque l'amore è Paolo Francesco e quella mia sono belli, sono lì che volano, c'è una sorta di romanticismo di fondo. Invece la ricostruzione di Ugolino, drammatica, della morte dei figli, eccetera, eccetera, era un momento drammatico, ma perché abbiamo fatto quella scelta? Proprio per cercare di trovare il punto di equilibrio tra quella forma alta che ci viene restituita di Dante, che poi in realtà lui la chiama Divina Commedia, in qualche ragione ci sarà perché ci dice Divina sì, ma anche Commedia, attraverso una chiave di lettura facile per tutti gli spettatori. Sono stato lungo, sono stato noioso, mi finisco qua con un'ultima frase. Ovviamente lui, per dire, un regista cosa fa? Sta seduto e guarda. Tendenzialmente cerca di supportare il lavoro dell'attore. Nelle settimane di prove per me era fantastico sedermi, guardarlo, indirizzare, spingere leggermente in una direzione o nell'altra, vedere la risposta dell'attore che immediatamente restituiva qualcosa di più, per cui diventava un gioco appunto in cui, come facciamo, allora c'è Bonifacio è questa voce, ah fantastico, eccetera, ma perché ci abbiamo la campana, perché non usiamo la campana, allora potrebbe essere questa, poi allora lui gioca e cita Renzi all'interno di Bonifacio, allora dice no, vabbè, allora è. Ed era un gioco continuo di rilancio tra lui e io che dicevo, in quella direzione, per cui è stato molto divertente. Poi, come dicevano alcuni attori con cui ho lavorato molti anni fa, il lavoro del regista è decidere le luci, scegliere le musiche e quando va bene discutere con lo scenografo, qualche regista. Che vi foste divertiti nella realizzazione di questo spettacolo, lo immaginavo, perché credo si diverta Mattias, la fatica estenuante che compie sulla scena, e ci divertiamo noi durante lo spettacolo, infatti uno spettatore o l'altro, la sala non ha smesso di ridere tutta la serata ieri, ma anche con immedesimazione e con piacere. Allora, io avrei ancora alcune curiosità per Mattias, visto che possiamo dire Mattias parla come scrive, scrive come parla, recita come parla e scrive, che nesso c'è fra il tuo libro e il tuo spettacolo anche come epoca di composizione e di realizzazione, cioè hai lavorato prima sul libro e poi hai lavorato con Emiliano sullo spettacolo, oppure il libro presenta delle operazioni successive alla realizzazione dello spettacolo ed è frutto del tuo spettacolo? Ci puoi chiarire questo aspetto? Allora, c'era Dario Fo che diceva il teatro non c'entra con la letteratura, poi avete il premio Nobel per la letteratura, quella è un'altra questione. Però è vero, nel senso che quando scrivi un copione teatrale lo vai a rileggere scarno, cioè è proprio manca tantissimo, perché dentro c'è la mimica, c'è la gestualità, c'è la voce, c'è il corpo, e quindi è qualcosa che è uno scheletro sostanzialmente. Cosa avevo fatto per quanto riguarda il libro? Ho messo un pochino più di polpa nello scheletro, però rimane sempre un copione teatrale con un po' più di polpa, ci sono un po' più frasi, c'è un paio di capitoli in più, le frasi hanno un'andatura un pochino meno
meno colloquiale, meno, appunto, meno teatrale, e quindi ha delle operazioni successive. Nasce dallo scheletro che viene rimpolpato. Detto questo, devo ringraziare questi i mesi di fermo che ha subito il teatro, perché lì ho potuto studiare e rileggermi tutta la commedia, rileggere biografie, i libri del professore Marazzini, Barbero, altrimenti sarebbe stato impossibile scrivere questo spettacolo durante le tournée. Quindi l'ho potuto fare, cioè, una crisi che... Proficua per te. Proficua, sì, questo volevo dire. Insomma. Una curiosità, se puoi rispondere, nell'ottavo capitolo c'è una citazione in epigrafe, non da Dante ma da Montesquieu, dal 33° capitolo delle Lettere Persiane, dove si legge: lo spirito umano è la contraddizione stessa. Perché hai scelto questa citazione da Montesquieu? Perché secondo me dentro Dante ci sono tanti mondi diversi, per quello io ho messo l'idea tra le fiamme e le stelle, ne abbiamo parlato, però basti pensare che sostanzialmente rimprovera, tra virgolette, Ulisse voler conoscere troppo Dio, no? Per avvicinarsi troppo a Dio, e poi nello stesso tempo lui si fa Dio stesso giudicando le persone anche proprio conosciute della sua epoca, della sua vita. È pieno di contraddizioni Dante. Prima cerca di entrare a Firenze, poi quando non lo vogliono manda una lettera e dice: sti scelleratissimi fiorentini. E quindi trovando quella citazione, non ricordo come l'ho trovata, dove l'ho trovata, l'ho trovata perfetta, ecco, per quel capitolo lì, che è uno dei capitoli finali. E per tornare al lavoro esegetico sul testo, di nuovo al professor Marazzini, vorrei chiedere, dunque, lei vede favorevolmente una riscrittura di questo tipo della vita dantesca a teatro? Adesso dice no, è un disastro. E nella sua esperienza di studioso, che cosa ne trae da queste vicende teatrali? Quando vidi il testo rappresentato, appunto, dicevo, l'avevo letto e aveva le caratteristiche per forza, no? Tipologiche dello scheletro, come diceva lui, l'aveva scritto lui, però lui l'ha portato in scena, gli ha dato carne, voce, gesti, attività sportiva, così arrampica, e la sensazione fu di grande ottimismo, perché quando io lo vidi nel ciclo precedente, c'era un pubblico, c'era una sala piena, e c'era un pubblico molto giovane, e che pendeva per forza dalle sue labbra, perché lui era molto, molto bravo, quindi attirava l'attenzione di questi giovani, e si vedeva che passava qualche cosa, cioè passava la sua abilità e passava un'immagine di Dante, quindi fu una grande soddisfazione, non senz'altro. Però permettetemi di fare il professore e prima il regista ha detto: non per nulla si intitola Divina Commedia. Fa parte del mistero di Dante, perché in realtà non si intitola Divina Commedia. Il titolo di Divina Commedia viene dopo. Come si intitola è persino difficile dirlo, perché Dante la chiama questa commedia cantare non cura, quindi lui la chiama nemmeno commedia ma commedia, tanto è vero che alcuni professori e miei colleghi insistono: non commedia, commedia, no? Il titolo, l'aggettivo divina viene, sì, come c'è scritto in tutti i manuali di storia letteraria, attaccato da Petrarca, che dice: questa commedia divina, ma non vuole mettere il titolo, vuole mettere un aggettivo che qualifichi il carattere della commedia, diventa titolo a metà 500 nell'edizione a stampa del curato da Ludovico Dolce, e poi
nell'edizione che è molto importante della Crusca del 1595, l'Accademia della Crusca fa un'edizione di riferimento e lì il titolo diventa Divina Commedia, poi diventa fisso così, quindi tutti la chiamiamo in questo modo, ma in realtà il titolo giusto è l'altro, Commedia, che si riferisce a una categoria retorica, che è quella categoria che permette quelle cose che il regista che diceva, citando Dante, ha detto una parolaccia, non mi ricordo più, non potrebbe esserci quella parolaccia se Dante l'avesse intitolato tragedia, perché è la commedia che permetteva il genere misto, cioè la discesa verso il basso. Che ci sia un problema nel titolo lo dimostra un'edizione importantissima nella storia della commedia, 1502, l'edizione di Bembo. E Bembo non è titolo la commedia, pensate che l'edizione di Bembo 1502, che è la prima grande edizione importante del testo della commedia, si intitola Terze Rime, cioè terzine di Dante, quindi addirittura nell'incertezza usa un'indicazione metrica molto asettica, insomma, infatti questa poi non ha avuto fortuna, per fortuna. Insomma, è vero che Dante si porta dietro tanti misteri, cioè anche questo del titolo, naturalmente tenete presente che i manoscritti medievali non avevano il frontespizio, quindi noi siamo abituati, come si chiama il libro, apri il frontespizio con la copertina, quindi se non è muta la copertina, se è muta la copertina puoi sempre andare al frontespizio, nel frontespizio c'è l'autore e il titolo, già, ma nel Medioevo no. Il frontespizio, come lo conosciamo noi, è un'invenzione dell'editoria del Cinquecento e al massimo le indicazioni stavano al fondo, nei manoscritti medievali, che quindi cominciano col primo canto, no? E quindi non hanno bisogno di questa pagina che presenta il titolo dell'opera, eccetera, eccetera. No? E Dante viene da lì, poi sarebbe bello parlare della trasmissione di un testo medievale, perché un testo medievale viene da lontano, viene da una cultura diversa, scritto. Dante poi in modo speciale per questa sua vita infelice segnata dall'esilio che porta il fiorentino Dante a diffondere la commedia non a casa sua ma in mezzo ai barbari, cioè dico barbari nel senso linguisticamente barbari, cioè gli uomini della pianura padana. Questa è una storia che andrebbe bene anche in chiave leghista, no? Perché senza l'esilio e senza la diffusione in pianura padana, Dante non avrebbe avuto questa dimensione di italianità che ebbe fin dall'inizio. Sarebbe stato una dimensione più provinciale, invece no, buttato a Verona, a Ravenna, eccetera, eccetera, cambia tutto. Perché i primi lettori sono appunto i settentrionali che parlano dialetto, non parlano quella lingua lì, quindi hanno anche più difficoltà a capirla, a intenderla. E quindi diciamo che non c'è mai stato un esilio che abbia prodotto frutti così straordinariamente positivi come l'esilio di Dante, possiamo dire, forse non di Porto. In aggiunta per ulteriore carne al fuoco, Mattias, durante lo spettacolo, fra tutte le cose che fai, spunti fuori con la maschera della commedia dell'arte, giusto? E ci puoi raccontare un personaggio che è uno dei criticoni di Dante dell'epoca, no? Potremmo dire così, di cui tu parli, affronti il problema della recensione di Dante al suo tempo, recensione difficile. Chi è questo personaggio e chi è quella maschera che usi e come la usi? Allora, il personaggio è Giovanni del Virgilio, che era un accademico dell'Università di Bologna e un amico di Dante, che scrive in latino appunto una cosa che quando l'ho letta sono saltato sulla sedia. Cioè gli scrive, lo rimprovera sostanzialmente di aver scritto in italiano, non in volgare, dice ma scrivi in volgare, parli di Dio in volgare, ma una cosa assurda, poi dice pure non avrai tanto successo, no? Gli dice non funziona sta roba, non va bene, non devi scrivere in volgare, devi scrivere in latino. E allora abbiamo deciso di farla con questa maschera che io già avevo in casa. È la maschera del dottore della commedia dell'arte, e il dottore della commedia dell'arte è un po' la rappresentazione del sapientone, però che inventa sostanzialmente. Nella commedia dell'arte il dottore inventa qualsiasi cosa con un latino sbagliato, quindi un personaggio
gonfio e purtroppo Giovanni del Virgilio mai non sarebbe molto contento di questa sua rappresentazione, però per me era, rappresentava perfettamente quel tipo di diciamo di sicumera che però poi nella storia ha fallito sostanzialmente. Questo è il motivo. Emiliano, quando gliel'ho proposta quella maschera, ho detto mi va benissimo. Mi ricordo che me l'ha proposta 20 volte. Ogni volta che tornava e mi diceva: ma siamo sicuri? Ma sì, dai, va bene. Ah no, beh, siamo sicuri? Ma sì. Ma faccio senza maschera? Ma parla con la maschera. Ma siamo sicuri? Sì, è un escamotage, probabilmente anche filologicamente non perfetto, perché la commedia dell'arte si sviluppa dopo. Ah no, certamente. Assolutamente no. Sull'efficacia è innegabile, perché funziona, non è neanche storicamente corretto dal punto di vista, perché il povero professore, lui era anche un accademico allora, per cui non era sicuramente, probabilmente ne sapeva anche qualcosa, noi un pochettino lo svidiamo nello spettacolo, però sì, funzionava perché era funzionale al racconto, quindi trattiamola come una licenza poetica, funzionale al racconto perché, come diceva giustamente Mattias, è divertente a posteriori pensare che uno dei più grandi accademici dell'epoca giudicasse Dante male, o meglio, essendogli vicino, in realtà gli dava dei suggerimenti, diceva però se scrivessi in latino sarebbe meglio, perché ti metti a scrivere in italiano? E invece proprio questo, quella cosa lì è stata poi la forza, la grandezza di Dante, cioè, non lo ricordiamo certo per gli scritti in latino. C'è un'altra cosa di cui sicuramente... Non vuole correggere forse, vedo sì, che muove la testa. Ma no, non li ricordiamo. No, è stato molto efficace che Giovanni del Virgilio, come voi l'avete presentato, ed è giusto anche giocare un po', slealmente prendendolo in giro, tenendo presente appunto che non era un avversario di Dante, era un ammiratore di Dante, che però portava un luogo comune dell'epoca. Del resto prima discorrevamo tra noi e si parlava di Petrarca, e Petrarca affida la propria fama per i posteri al poema in latino, l'Africa, e naturalmente sbagliando, perché credo che c'è nessuno che si legge l'Africa, perché certo Virgilio ha scritto in latino, quindi se devi diventare un letterato eterno devi scrivere anche tu in latino. Dante non la vede così, appunto, no? Però una parte dell'opinione comune del suo tempo invece aveva fiducia nella lingua antica e pensava che la lingua moderna non avesse le stesse potenzialità, ci vuole del tempo. L'atteggiamento rivoluzionario di Dante ovviamente è dare fiducia alla nuova lingua. No, io dicevo, difendevo i libri in latino di Dante, almeno un libro come storico della lingua, permettetemi di farlo, cioè il De Vulgari Eloquentia, che è scritto in latino, ma contiene, scritto in latino perché è rivolto ai dotti, ma l'elogio della lingua volgare, quindi almeno quel latino noi lo sappiamo. Poi Dante ebbe scambio di poesie in latino proprio con Giovanni del Virgilio, discutendo degli argomenti che a loro interessavano, insomma, no? Quindi quanto alla figura come l'avete interpretata, sì, mi sembra molto indovinato, molto bello, e tra l'altro appunto per il pubblico che non è attento ai problemi letterari, la scoperta di questo problema anche, perché altrimenti chi immagina che qualcuno debba andare a criticarti perché hai usato la lingua italiana, cioè sembra una cosa impossibile, anche perché ognuno nel proprio tempo è prigioniero dei pregiudizi. Voglio dire, quando oggi, mi rivolgo a chi sta all'università, ANVUR, che è l'organismo di controllo, quindi bisognerebbe fare una bella maschera come quella di Giovanni del Virgilio, che controlla l'università e stabilisce i valori, e ti dice un saggio scritto in inglese è molto meglio che un saggio scritto in italiano, indipendentemente dalla materia, vale di più. Quindi hai fatto un saggio in inglese, bravo, allora meriti un premio speciale. E beh, anche lì forse c'è qualche pregiudizio, cioè tutte le volte che c'è un pregiudizio di uno che ti dice scrivi questa lingua invece che quest'altra, così io mi sospettisco, poi se addirittura hai un attacco all'italiano
non solo mi sospettisco, ma assumo una posizione difensiva, diciamo così. Io volevo dire una cosa, volevo dire questo, che anche leggendo il libro del professor Marazzini, interessante, uno dei libri, l'ho letto per la storia della letteratura, nel mulino, della lingua, nel mulino. Comunque è pieno di storie di questo tipo, di innovatori che vengono presi in giro. Anche c'è un filosofo di cui non ricordo adesso il nome, che è il primo che sosteneva che bisognasse scrivere di filosofia in italiano e non in latino, anche lì deriso. Pomponazzi, esatto, Pomponazzi. E me interessa molto questo, perché mi fa capire come anche oggi probabilmente facciamo, diciamo, un sacco di stupidaggini senza rendercene conto, e nel futuro molte cose che riteniamo scontate probabilmente verranno, no, verranno viste come, diciamo, sbagliate, tra virgolette. Bene. Forse è giusto menzionare, perché ne vale la pena ed è molto bello, prima di lasciare la parola al pubblico, la componente musicale di cui non abbiamo parlato. In scena con Mattias c'è la violoncellista Lucia Sacerdoni. E che, la quale si presta a un gioco attoriale pur da musicista, e l'esito è quanto mai comico, leggero, sorprendente. A un certo punto la violoncellista fa il mimo, fa una scena di ventriloquio animata, girato di spalle, da Mattias. E in qualche modo c'è un po' anche in questa scena qualcosa di chiarificatrice dello spettacolo, cioè voler portare con i piedi per terra una dimensione altrimenti oggi percepita solo come aulica, la musica, così come l'alta poesia. E l'esito è quanto mai piacevole e sorprendente. Allora, complimenti per aver trovato questa invenzione scenica che funziona benissimo. E come è stato lavorare con una musicista in una dimensione che non appartiene prettamente alla musica, ma che veramente entra nella recitazione? Beh, allora, a me piace tantissimo lavorare con la musica, mi piace più lavorare con la musica che con altri attori. Quindi questo potrebbe essere a lunga molto grave, però per adesso lavoro più possibile con i musicisti, mi piace moltissimo. Volevo lavorare col violoncello, Emiliano subito è rimasto, si è detto favorevole a questa cosa qua immediatamente. Avevo questo desiderio del violoncello perché, no, ricordo dei momenti in cui da bambino ero entrato in una casa dove suonava questo violoncello, che mi era entrato proprio un suono che volevo utilizzare. Emiliano era contentissimo e abbiamo trovato Lucia, che si è rivelata assolutamente perfetta da tutti i punti di vista nello spettacolo, che si è prestata a questa cosa che dici tu. E non è facile che dei musicisti classici, comunque da conservatorio, accettino di alzarsi e di smettere di suonare e di muovere la bocca mentre io parlo, tra l'altro dicendo tutte le sere una cosa diversa, quindi lei, poverina, intenta di secondo indicazione registica, tra l'altro, più mettere in difficoltà il più possibile. Quindi lei è straordinaria in questa cosa qua. E il violoncello è magico, secondo me, accompagna in maniera veramente interessante il ritmo dello spettacolo. E lì c'è il lavoro di Matteo Castellan, che è il compositore delle musiche, di Emiliano anche, perché c'è tutto un lavoro per capire quanto la musica deve durare, se quel movimento è troppo, porta da un'altra parte, se è troppo simile a una cosa che abbiamo fatto. Ci sono proprio questioni di secondi, no? Meglio finirla qua sospesa. Lì c'è stato veramente un lavoro di ritaglio importantissimo. Cosa ne dici? Aggiungo una nota divertente e una seria. La nota divertente è che ho dovuto io personalmente discutere a lungo con Lucia, perché voleva il leggio con gli spartiti, giustamente, perché lei, da violoncellista in formazione classica, benché sapesse ovviamente i pezzi a memoria, voleva uno spartito. Io dicevo no, toglilo, no, allora lo metto qua in basso, no, toglilo, allora me li metto solo sotto, no, toglilo. Ti ricordi, siamo andati avanti diverse prove, poi alla fine, nel momento in cui finalmente sono riuscito a convincerla, si è liberata, allora si tratta solo di giocare e di trovare le soluzioni sceniche. E l'altra nota invece, però anche lì fa parte
anche di quel italianismo, citazione volgare con cui ho iniziato prima, è stata Fortuna. Perché? Perché, vabbè, Castellan, compositore meraviglioso, che aveva portato tutta una serie di musiche, poi dopo ovviamente ti vengono presentate delle musiche che sono state composte in fase di preparazione, poi per di più fanno un lavoro con Mattias meraviglioso, cioè nel senso che Mattias legge il testo e Matteo compone durante la lettura, per cui interagisce già direttamente con la sonorità e la modulazione della voce. L'ultima nota, questa sì seriosa, io sono un regista fortemente legato all'andamento ritmico e musicale degli spettacoli e in questo, nonostante ci siano grandissimi gradi di improvvisazione di Mattias, ci sono invece altri pezzi che sono proprio strutturati musicalmente, per cui funzionano solo se hanno quel determinato andamento, quel determinato ritmo, se lui utilizza la voce in quella determinata maniera, l'accompagnamento musicale è strutturato in quella determinata maniera, per cui sembra uno spettacolo, perché c'è un 30% legato all'improvvisazione, alla capacità di Mattias di interagire, di reagire con il pubblico, ma vi assicuro che c'è anche un lavoro grandissimo da parte di Mattias, del violoncellista, del compositore, mio, eccetera, eccetera, dove invece si strutturano delle vere e proprie arie. Anche a me, no? Io direi 10% di improvvisazione. 10% di improvvisazione. Sì. No, alcune cose sembrano improvvisate, invece magari sono state improvvisate una volta e poi vengono tenute sempre. Però per esempio ieri c'era qualcuno che ha fatto una risata, in quel caso lì è chiaramente uno... Cioè, nel silenzio, ieri, non so se ti ricordi, sì, l'ho preso su, ma no, perché tutti hanno riso, ah, nel silenzio, e dopo lì, per forza, devi... Lo spettatore è qui, tra l'altro, lo riconosciamo dalla risata. No, in quel caso intervieni, però tante cose che sembrano improvvisate invece sono ritmicamente fissate, e magari vengono appunto da altre improvvisazioni che hanno funzionato e abbiamo tenuto, no? Perché poi si costruisce anche col pubblico. Dunque, se ci sono curiosità da parte del pubblico, possiamo prendere ancora qualche minuto. Visto, quindi è inutile la domanda. È una domanda anacronistica. No, è voluto. Allora, vabbè. Diciamo che lo stile, scusa, poi ti faccio dire, lo stile è costruito per raccontare qualsiasi cosa in qualsiasi tempo, tanto che Dario Fo utilizza lo stile dei giullari per raccontare per raccontare la storia dei Vangeli, quindi non c'è, secondo me, questo rischio, tanto che se il pubblico avesse percepito questo rischio ce ne saremmo resi conto, ma da spettacoli anche precedenti, e probabilmente sarebbe stato inutile, invece secondo me questo rischio non c'è. Ti do una risposta poetica. Ovviamente poi quando avrai visto lo spettacolo capirei perché ti ho dato questa risposta. Tra parentesi, domanda così rompiamo subito. Quanti l'hanno visto? Andiamo, una buona percentuale. Gli altri andranno a vederlo nei prossimi giorni. Ok, va bene. Io credo che il teatro sia lo spazio del possibile. Che detto così non vuol dire nulla. Che però in realtà le uniche regole che vivono a teatro sono quelle dell'accettazione da parte dello spettatore di quello che sta succedendo sul palcoscenico. Cioè, le convenzioni
perché si tratta di una convenzione, vengono stabilite nei primi 5 minuti di spettacolo. Nel momento in cui tu hai fatto i primi 5 minuti di spettacolo, lo spettatore ha letto e ha avuto le chiavi di interpretazione di quello che vedrà durante lo spettacolo. Io sono convinto fermamente della ragione per cui quando Mattias mi ha proposto, ho detto metto la maschera, ma no, dai, non la metto, è sbagliata, io dicevo no, vai, tranquillo, eccetera, eccetera. Io sono convinto che nel momento in cui tu imposti le regole, a un certo punto tu le debba rompere. E se quindi c'è anche una regola convenzionale che è, in qualche maniera, non si utilizzano le maschere in questo spettacolo perché le maschere sono tutte rappresentate solo su modulazioni vocali, interpretative, ritmiche dell'interprete, ci può stare una eccezione che conferma la regola, che è quella dell'utilizzo della maschera. Dopodiché c'è invece il discorso sull'anacronismo in generale, questo è il contenuto, va bene, c'è la maschera in una scena, chi se ne frega, in tutte le altre le maschere non ci sono, però va bene lo stesso, perché è l'eccezione che conferma la regola. Perché non è anacronistico? Perché allora anche la scenografia risulta anacronistica, perché sono delle strutture in ferro che richiamano in qualche maniera, da una parte si richiamano le torri medievali, tanto perché c'è la campana che va su e giù e lui fa un esercizio fisico dall'inizio alla fine perché corre su e giù come un matto, questa è colpa mia, però sarebbero anacronistiche. Allora quello che noi dichiariamo è il luogo, nella testa dello spettatore, il luogo dove noi siamo è Firenze, in qualche maniera storicamente accettabile, perché lo diciamo da testo, la vita nel Medioevo, per questa citazione di Barbero, era scandita dal suono delle campane, perché davano il ritmo delle ore, davano i segnali utili a comprendere che cosa stesse succedendo a livello comunitario, di comunità. Però allo stesso tempo c'è un'astrazione, perché non è una ricostruzione filologica di una torre medievale, eccetera, eccetera. C'è un richiamo che utilizza, per cui scavalchiamo le epoche, la stessa cosa possiamo dire del costume che vedrai nei prossimi giorni, che andrai a vedere lo spettacolo, in cui Mattias ha un costume che ha degli elementi che potrebbero richiamare qualche cosa di trecentesco, ma sono, in realtà le scarpe sono di adesso, il taglio invece di altre parti del costume sono contemporanei. E allora è un gioco che dice, ok, va bene, nella testa dello spettatore quello che state per vedere racconta di cose vere, perché poi, appunto, a parte le mie gaffe letterarie, che per fortuna sono supplite dallo studio di Mattias, poi dopo quello che diciamo è storicamente più o meno dimostrato, o perlomeno supportato dalla consulenza del professor Barbero, ciò che facciamo dal punto di vista linguistico, tutta responsabilità del professore, perché l'ha approvato, per cui diciamo che quello che diciamo ha un fondo di verità scientifico-storica dimostrabile, però allo stesso tempo c'è un margine che è legato alla sua interpretazione, e quel margine lì è la vita del palcoscenico, quindi la maschera funziona? Sì, almeno credo, nessuno mi ha mai detto perché c'è stata la maschera. Sai cosa, scusa, che secondo me sta proprio nella meraviglia di questo tipo di teatro che mi ha fatto appassionare, cioè che tu sei qui, parlo con te, ma da un momento all'altro possiamo, nella convenzione possiamo essere dovunque, dove ci pare, siamo nel Medioevo, improvvisamente c'è Dante che parla col papà, ma improvvisamente ritorniamo qua e parlo di nuovo con voi, e poi la torre diventa una torre, da un altro momento diventa Firenze, aprile, basta spostare uno sguardo e sei dentro alla Divina Commedia, non sei più né, sei dentro una finzione letteraria, non sei più né nel Medioevo né qui, ma sei lì. E quindi è questo tipo di teatro che a me piace tantissimo, perché il corpo, la voce, grazie agli elementi scenici poi che ci sono intorno, puoi disegnare un percorso attraverso gli spazi e attraverso i tempi, che credo sia una delle cose che a me fanno scattare la meraviglia del teatro, che perché chi segue è costretto a saltare, costretto a immaginare, costretto a fare un lavoro, che è il lavoro che stai facendo tu, che è il lavoro proprio dell'immaginazione totale. E in un mondo in cui siamo abituati a vedere tutto, è bello che il teatro abbia questo spazio di immaginazione.
E quindi uno dei motivi proprio per cui mi piace questo stile è questo. Poi quando lo vedrai ci dirai cosa ne pensi. Non c'è dubbio, si può dire in conclusione che guardando questo spettacolo si prova voglia di vivere. Vi consiglio, notoriamente depresso. Questo è stato l'effetto che ha avuto su di me. Consiglio veramente di godere di questa opportunità, di godere di tutte le sfaccettature, anacronismi inclusi, un Dante che sfoglia forse sulla mano, fa il gesto del telefono, è tutto lecito e tutto è molto anche profondo e significativo. E quindi ringrazio il pubblico per la sua attenzione questa sera. C'è un'altra domanda, dai, facciamola fare. Io non l'avevo vista, chiedo scusa. Sì. Ma poi dopo la prima chiedo scusa. È una domanda molto banale in realtà. Io lo spettacolo l'ho visto due volte l'anno scorso. E perché Dante? Nel senso, ok, c'era l'anno di Dante, ma secondo me per trasmettere questo tipo di messaggi ci vuole anche un certo coinvolgimento personale, che sia passione o interesse nella vita di Dante. Cioè, era solo una questione di omaggio a Dante o c'erano altre questioni? Nell'intervista alla stampa di ieri ne parlava. Sì, cosa dicevo? Diceva che, certo, uno stimolo è arrivato proprio dall'occasione del centenario, che se svuotato di senso diventa occasione per una commemorazione, se riempito di senso diventa un'occasione per un'appropriazione. Non dicevi questo, ma io capisco. Sì, sì, sì. No, sì, è vero, questo è, come dire, Dante è una figura centrale nel mondo culturale, letterario, ma in generale in Italia. E quindi io non ero un appassionato spasmodico di Dante, però sapevo che accettando questa idea, questa proposta che è venuta prima dallo Stabile di Torino e poi da Emiliano, che dentro lo studio approfondito di Dante avrei trovato dei percorsi che mi avrebbero veramente appassionato e avrei potuto scoprire delle cose che non sapevo e portarle teatralmente. E quindi è un mix tra la richiesta e la volontà di approfondire quel tema. Mi è successo anche per Raffaello e devo dire che comunque ci sono aspetti sorprendenti in questo, perché sono anche Raffaello è così, sono un po' figure stereotipate, no? Che nell'immaginario comune sono quelle. Quindi iniziamo proprio con lì l'ha voluto Emiliano, con quel cappello, il vestito rosso e la corona d'alloro, per toglierla, per dire vediamo cosa c'è oltre quello stereotipo. Ed è il lavoro che immediatamente ho cercato di fare, cioè cercare dove cosa c'era sotto il cappello di Dante, cosa c'era al di là di quella cosa lì e cos'era Dante uomo e cos'è stato come poeta alla sua epoca, per scoprire appunto percorsi inaspettati. E su questo allora, che poi io lì dico solo questo, no? Cioè, e lì secondo me la cosa interessante è che se scatta, come diceva il professore, anche solo un po' di curiosità a chi guarda o a chi deve scrivere, scatta una scintilla che vai a casa e dici ah ma vedi, ma un po', ma andiamo a vedere, ma come, cioè qui la soddisfazione maggiore c'era, cioè, quando la gente che esce viene da me e mi dice ah mi è venuta la curiosità di andare a rileggere Dante, di andare a studiare la storia dell'arte quando parlo di Raffaello. Allora io vuol dire che c'è stato qualcosa che hai messo lì, che ha acceso la voglia di approfondire. Quello è un risultato straordinario, secondo me. Grazie. Grazie, buona serata.